Ragazzi, ben ritrovati in uno di quei video che sono veramente contento di fare, perché oggi vi parlerò di uno dei miei chitarristi preferiti che purtroppo è estremamente sottovalutato, o comunque non se ne parla, secondo me, abbastanza. Tra i grandi nomi spesso non viene neanche mai citato. Si tratta di Adam Jones, il chitarrista dei Tool. Il motivo per cui di lui non si parla poi alla fine così tanto è che, per prima cosa, non si tratta di un chitarrista super virtuoso, solista. Inoltre lui, insieme a tutto il resto della band, sono estremamente riservati, non trovate quasi nulla sul web che li riguarda personalmente, veramente poca roba. In occasione di questo video, dove vi parlerò di alcune delle tecniche utilizzate da Adam Jones da incorporare nel nostro modo di suonare, cosa che io ormai faccio da un bel po', ho qui la sua nuovissima Epiphone Les Paul Custom Signature in colorazione Silver Burst, ovviamente, perché lui ha soltanto Silver Burst. Questa è un'edizione limitata che ho ordinato da strumentimusicali.net, è quella con la grafica dietro. Stanno uscendo una serie di queste chitarre, tutte con grafiche differenti, ne producono pochissime, dopodiché la grafica non viene più prodotta e ne esce una nuova, ne usciranno credo 6. In descrizione chiaramente troverete questa chitarra, ne rimangono pochissimi esemplari e una volta terminati quelli che sono disponibili non si troveranno più e si dovrà aspettare la nuova grafica. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale perché è importantissimo, e anche a seguirmi su Instagram, c'è il link in descrizione, sto pubblicando un sacco di contenuti lì che non trovate qua su YouTube. La primissima cosa che dobbiamo fare quando vogliamo approcciarci allo stile di Adam Jones è accordare la chitarra in drop D, quindi la chitarra è accordata normalmente tranne la corda più grave, che viene accordata un tono sotto in re. Una delle cose che ho rubato allo stile di Adam Jones e che mi ritrovo poi spessissimo ad utilizzare è l'accordo in drop D esteso. Quando suoniamo un power chord in drop D ci basta utilizzare un dito soltanto. Ci basta infatti premere sullo stesso tasto le prime tre corde per suonare un qualsiasi power chord. Questo rende possibile ovviamente creare sequenze di power chord in maniera molto veloce senza bisogno di spostare la classica posizione, che invece è molto più complicata. La versione estesa del power chord ci permette di andare oltre le prime tre corde, suonandole ovviamente tutte. Nonostante le note non siano variate, siano sempre le stesse del primo power chord, l'accordo sembra tre volte più grosso, perché chiaramente andiamo a colpire tutte le sei corde. E c'è un modo veramente semplicissimo per capire come funziona questa versione estesa del power chord in drop D. Quando siamo in drop D, se vogliamo suonare il re, possiamo colpire tutte le corde. Spostando questo re in avanti e andando a simulare anche lo spostamento del nostro capotasto utilizzando l'indice, ecco che abbiamo creato la versione estesa del power chord su tutta la tastiera. Se volessi suonare quindi il power chord esteso, non in posizione così di re, ma un semitono in avanti, mi basterebbe mettere l'indice qua sul primo tasto, riproporre il re utilizzando ovviamente anulare e mignolo. E una volta capito questo meccanismo lo possiamo spostare lungo tutta la tastiera, perché la diteggiatura non cambia mai. Esiste anche un altro modo di estendere il power chord in drop D se vogliamo dargli una sonorità un po' diversa senza tutta la pienezza che c'è in questo primo metodo, dove andiamo a colpire tutte le corde. In quest'altra maniera andiamo a suonarne infatti di nuovo soltanto tre, e l'effetto è questo. Nello specifico la diteggiatura è questa qui. Aggiungendo questa nota con il mignolo alla classica forma del power chord, non stiamo facendo altro che suonare un power chord con la nona. La nona è il grado che ovviamente si trova dopo l'ottava, e quindi non è altro che il secondo grado rispetto alla tonica, rispetto alla nota principale. Se stiamo suonando questo power chord, che è un power chord di sol, e aggiungiamo col mignolo la sua nona, che in questo caso ovviamente è un La,
non stiamo facendo altro che aggiungere la nota che sta un tono dopo la nostra tonica. Quindi ovviamente abbiamo il Sol qui, come anche abbiamo il Sol qui, perché siamo in drop D, quindi queste due corde sono tutte due corde di Re. E un tono avanti al Sol abbiamo il La. Quindi andando a suonare il power chord abbiamo Sol, la quinta di Sol, che è il Re, e poi ovviamente abbiamo la nostra nona, che è il La. Se non conoscete gli intervalli, se non sapete che cosa vuol dire nona, seconda, ottava, tonica, se non conoscete nulla di tutto ciò, ho creato un corso apposta che spiega tutto questo, come muoversi sulla tastiera, riconoscere le forme degli accordi, riconoscere gli intervalli, capirli. Lo trovate in descrizione. Tra l'altro questo è il periodo del suo compleanno, è uscito a maggio dell'anno scorso e quindi sarà per un periodo limitato in sconto. Possiamo mischiare queste due forme dei power chord, quella estesa e quella con la nona, per andare un po' a svecchiare, a far suonare un po' diverse e più originali quelle progressioni in drop D che in genere risultano un po' magari banali o comunque già sentite. Invece quindi di suonare questo, potremmo suonarlo così. Un'altra tecnica che Adam Jones utilizza spessissimo e che praticamente disseminata su tutti i brani dei Tool è l'utilizzo degli hammer-on per suonare delle terzine che poi generano il riff. Che detto così non si capisce, ma questo è il risultato. Jones non è uno shredder, non è uno che ha una tecnica sopraffina, soprattutto sulla mano destra, quindi quando sentite roba un po' più veloce, un po' più ritmica sui Tool, in realtà lui sta sfruttando questa tecnica di hammer-on per evitare di dover plettrare tutto con la mano destra. Un modo per utilizzare in maniera semplice questa tecnica è concentrarci sul secondo box di pentatonica, quindi quello successivo alla pentatonica maggiore. Anche questi sono argomenti che trovate nel corso nel caso non sappiate di cosa sto parlando. Ipotizzando di trovarci in tonalità di Re minore, il secondo box di pentatonica che vogliamo sfruttare ha questa forma. Ovviamente le due note sulla corda grave non sono perfettamente corrette, non fanno parte di questo box, perché la corda grave l'abbiamo in questo momento accordata in Re. Senza entrare troppo nei dettagli di questa spiegazione, lasciamo questa diteggiatura perché va bene. Per utilizzare bene la tecnica ci concentriamo solo sulle tre corde gravi e la prima cosa da fare è suonare la corda a vuoto. A questo punto interviene la mano sinistra che dovrà fare tutto il resto del lavoro. Faremo quindi due hammer-on, uno sul terzo tasto e uno sul quinto. Senza usare la mano destra. La tecnica fondamentalmente è questa, ma perché abbia un senso la si deve concatenare anche alle altre corde. Quindi ripetiamo la stessa cosa sulle corde che stanno sotto la prima. Possiamo anche risalire. Accelerando, facendo tutto questo ovviamente a tempo rapidamente. Se vogliamo dargli una connotazione un po' più ritmica piuttosto che solista e quindi andare a scandire bene le singole note, possiamo semplicemente utilizzare il palm mute su tutte le note del lick. Tra le varie tecniche, stili a cui possiamo associare Adam Jones, ce n'è una veramente su tutte che potremmo definire la sua tecnica signature. Se conoscete il brano, è praticamente la tecnica che utilizza su tutto il riff di Jambi. E che c'è anche, per esempio, nel bridge di The Pot. E
all'inizio un po' rognosa da padroneggiare, ma quando ci si riesce, si gode. Per utilizzare questa tecnica ci serve soltanto il dito indice. Quello che bisogna fare non è altro che far scivolare il dito indice dalla corda più grave a quella sotto, quindi dalla corda di Mi, che in questo caso è accordata in Re, sulla corda di La, senza però effettivamente suonare delle note, tenendo sempre tutto sotto controllo con il palm mute per creare un effetto ritmico. Si parte con l'indice su un qualsiasi tasto della corda più grave, si suona la corda sempre durante il palm mute, poi si fa scivolare il pollice per creare questo effetto. Questi sono i due primi step. E il terzo e ultimo passaggio consiste nel far scivolare l'indice di un'altra corda, sempre utilizzando il palm mute. Questa volta questa seconda corda, la corda di La, non la suoniamo completamente con il plettro. Consiglio quindi non è quello di andare a premere la corda esattamente con la punta del dito, ma cercate di utilizzare un po' più il polpastrello, che è più semplice da far scivolare. Se proviamo a mischiare le tecniche che abbiamo imparato fino ad ora, cercando di creare un riff sempre partendo sul terzo box di pentatonica minore di Re, quello che è un po' più semplice da utilizzare in questi contesti in drop D, possiamo già ottenere dei risultati interessanti. La parte solista, anche qui comunque lui ha sviluppato uno stile piuttosto distinguibile. La prima cosa che mi sento di consigliare, anche se non lo usa sempre, ma secondo me dà quel quid qualcosa in più, è aggiungere al nostro suono una modulazione piuttosto invadente. Il flanger va benissimo, lui lo usa in pedaliera, ma potrebbe anche essere un rotary, come se il suono si trovasse soffocato proprio dalla modulazione. Per avvicinarci però all'idea di assolo di Adam Jones non basta soltanto avere un suono pazzo, ma il suo stile solista comprende anche un sacco di, chiamiamole, dissonanze che lui produce sfruttando i double stop, quindi suonando due note contemporaneamente, e sfruttando anche bending che non arrivano perfettamente a tonalità. Cosa che si traduce così: se volessi fare un double stop qui, quindi suonare due note con un bending e portarle perfettamente a tonalità, l'effetto sarebbe questo. Non si crea nessuna dissonanza particolare, ma se invece il bending sulla corda di Sol lo porto un po' più giù, quindi lo suono calante, quindi invece di questo calo un po' il Sol, si crea la dissonanza tra i due intervalli che insieme al flanger crea questo casino. Andate ad aggiungerci un po' di tremolo picking e diventa una sorta di chitarra Adam Jones. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi video incentrati sulle tecniche dei chitarristi. Il primo è uscito già su Robin Ford e ve lo lascio qua sopra. E ovviamente ringrazio strumentimusicali.net che mi ha fornito questa Adam Jones per il video su Adam Jones, quindi ovviamente perfetta. In descrizione, oltre alla chitarra, trovate anche il link al mio corso e al mio canale Instagram. Dategli un'occhiata, ultimamente, come vi dicevo, sto pubblicando parecchio anche lì. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!